Ancora un giorno e questo 2016 si chiuderà. È stato un anno comunque storico ed indimenticabile per i colori rosso-blu, al di là di come sta per finire e di come continuerà l'anno venturo. La grande cavalcata che ha avuto il punto massimo alle 22:22 del 29 aprile 2016 ha emozionato tutti, facendo realizzare un sogno che si aveva sin da bambini. Ci teniamo a sottolinearlo perché spesso si tende a dimenticare troppo facilmente, soprattutto in un mondo, quello calcistico, dove la riconoscenza forse non è mai esistita e crediamo mai esisterà. Bene, ancora per una volta ci teniamo a dire che già il fatto di potersi misurare con squadroni visti sempre e solo in televisione deve essere fonte d'orgoglio per tutti coloro i quali tifano questa squadra, questa città. Se poi invece molti altri sfruttano l'immagine e le gesta del Crotone Calcio per poter parlare o come si suol dire per poter riempirsi la bocca, allora questa è un'altra storia. Comunque bando alle ciance, come detto l'anno sta per terminare, come sempre da gennaio inizierà la sessione di calciomercato invernale. Nei giorni scorsi Beppe Orsino ha fatto un po' di chiarezza sui nomi che circolano intorno alla formazione di Nicola. Il DS Calabrese ha escluso gli arrivi di Biabiani e Babacar, il primo non vuole Crotone, il secondo resterà in viola. Così come anche l'arrivo di Pinilla è da escludere, visto che il calciatore cileno ha già accettato il Messico, dove prenderà un super ingaggio. Un nome che potrebbe fare al caso del Crotone è invece quello di Faragò, esterno di centrocampo classe 93 del Novara, nativo di Catanzaro. Il cartellino del ragazzo vale 2,5 milioni di euro, ma il Crotone potrebbe inserire contropartite tecniche oppure provare a prenderlo con la formula del prestito. In uscita dovrebbero esserci soltanto Fazzi e Simi. È stata una festa alla quale hanno partecipato quasi tutti, quella relativa ai 50 anni del Cutro. Vi proponiamo le dichiarazioni di Pasquale Ossia, allenatore di grande esperienza, attualmente collabora con l'Atalanta, e di Fofò Adamo, giocatore col Cutro e anche allenatore più longevo del club. Sì, ho fatto 2 anni da giocatore e 12 anni da allenatore. Forse sarà un record, un allenatore sempre 12 anni, anche se è dilettante. Sarà un record, penso di sì. Sì, un po' come succede in Inghilterra ad altri livelli, però. E parli d'Italia. In Italia un po' meno. Comunque, complimenti, oggi verrà anche premiato. Grazie, io ringrazio tutti loro, anche quelli che mancano, non sono più l'ex presidente dell'Avvocato Fiumano. Quella è una persona squisita, persona magrina, Belvedere, Gregorio, che non c'è più, quella. Era il papà di tutti, di questo coach. Io sono stato contento perché ho lavorato 12 anni qui, sempre, ho lavorato tranquillo, senza problemi, come succede adesso. Loro guardavano la classifica, loro ormai credevano in quello che facevo io ed era ben fatto. Ok, complimenti. Non potevi mancare a questa festa, anche se poi da questa terra dove sei partito, possiamo dire, è nato un grande successo per quanto ti riguarda. Sei arrivato addirittura ad allenare società di un certo spessore, adesso sei con l'Atalanta. Certamente il ringraziamento va sicuramente a questa società storica, a questa società che mi ha dato tantissimo. Forse probabilmente mi ha dato più il Cutro a me che io al Cutro. Naturalmente questo è stato un percorso importante a livello professionale che mi ha fatto arrivare con un po' di fortuna ad allenare anche nei professionisti. Ecco, Pasquale, ti chiamo per nome perché ormai ti conosco dalla vita. Cosa credi che possa fare questa società nei prossimi anni affinché possa raggiungere traguardi più importanti? E cosa credi che possa dare un certo Pasquale Ossia a questa società in un futuro magari più remoto? Certo, cioè, innanzitutto per quanto riguarda il territorio, è difficile poter pensare che la squadra possa fare campionati più importanti dell'eccellenza, perché ho visto società che facendo il salto di qualità in Serie D hanno perso la loro dimensione. Io invece credo che in 50 anni è l'unica società in Calabria certamente che non è fallita, l'unica società che ha avuto un percorso sempre continuo nel massimo campionato calabrese. E credo che andare a fare un campionato di serie superiore dove io l'ho fatto da allenatore comporta spese impressionanti e probabilmente si potrebbe perdere anche quell'entusiasmo che adesso c'è. Per quanto riguarda il discorso mio, certo, io
deve restituire qualcosa a questa città. Sicuramente, perché mi ha dato tanto, mi ha dato tantissimo. E prima o poi lo farà, lo promette. Certamente, certamente.